La caccia ai cinghiali aperta tutto l'anno, le campagne di sterilizzazione, la copertura dei danni sono alcune delle iniziative che il ministro dell'Ambiente ha assicurato per risolvere la problematica dei cinghiali e quanto venuto fuori da un incontro con Uncem Campania. Nei giorni scorsi il presidente Vincenzo Luciano ha incontrato il ministro Gilberto Pichetto Fratin. È stata, ha commentato, una discussione franca e impegnativa su molte questioni importanti su cui stiamo lavorando. Le comunità energetiche, le green community, il ruolo dei nostri comuni, degli enti montani, dei parchi nazionali. La problematica dei cinghiali che continuano a causare danni all'agricoltura e a provocare incidenti stradali è stata al centro dell'incontro. Ho avuto modo, sottolinea il presidente, di ribadire e chiedere interventi urgenti sul dramma che molti territori regionali e soprattutto le aree dei parchi nazionali stanno vivendo relativo all'invasione incontrollata dei cinghiali. La situazione è ormai fuori controllo con effetti tragici su comunità intere, cittadini e attività agricole in particolare. Il ministro ha condiviso tale forte preoccupazione ha assicurato che si stanno mettendo in atto iniziative particolari e straordinarie anche di carattere normativo. La caccia ai cinghiali è aperta tutto l'anno, le campagne di sterilizzazione, la copertura dei danni, nuove direttive europee, aumento dei prelievi, alla luce anche dei problemi della peste suina, in uno con un maggiore raccordo e protagonismo delle regioni. Bisogna fare presto, conclude, vi è un clima di esasperazione che rischia di far vanificare i tanti sforzi che si stanno compiendo per preservare l'ambiente e mantenere l'uomo sui nostri territori a poter svolgere attività agricole e produttive. Continueremo a lavorare affinché alle parole seguano i fatti. Nei prossimi giorni intensificheremo azioni con le nostre delegazioni di sindaci e presidenti delle comunità montane presso la presidenza della regione e l'assessorato all'agricoltura.